A 3 settimane dalla presentazione delle liste dei candidati a sindaco, a Palagonia sono tanti i nodi da sciogliere fra i partiti in fatto di alleanze e di scelta dei nomi da proporre all'elettorato. Su questo importante tema abbiamo sentito le impressioni di alcuni cittadini. Ma sicuramente delle caratteristiche particolari per il paese, che è un paese particolare. Poi qualsiasi candidato potrebbe andare bene, come non potrebbe... Caratteristiche particolari, tanta pazienza sicuramente. Che caratteristiche deve avere il sindaco di Palagonia? Ma l'onestà e la competenza penso che siano fondamentali. Ma uno che sia onesto almeno, no? Cioè tutti si aspettano che un sindaco onesto che fa le cose che si devono fare. Quale caratteristica deve avere il prossimo sindaco di Palagonia? Ma guardi, ci sarebbe un elenco da fare, un elenco di cose da dire. Le cose più importanti. Però una persona seria, corretta, intelligente, preparata e poi un'altra lunga lista di cose. Come priorità per la comunità sicuramente il lavoro, che è la cosa fondamentale e essenziale. Che il sindaco futuro non sarà in grado sicuramente di risolvere da solo, ma tutti assieme sicuramente. Per i giovani, magari aprire qualcosa per i giovani, perché praticamente qua i giovani sono il medioevo, ecco. Non è che c'è qualcosa dove possono trovare uno sbocco, magari qualcosa di culturale, non c'è niente. Io direi che l'aggregazione potrebbe essere una soluzione, nel senso che c'è una mentalità troppo individualista in giro. Se ci si mette un po' insieme, soprattutto se le associazioni culturali dovessero finalmente decidere di collaborare fra loro, di entrare in sinergia, penso che qualche buon risultato si potrebbe avere. Palagonia ha bisogno sicuramente di cultura, ha bisogno di promozioni culturali, ha bisogno di eventi. Gli eventi si possono realizzare anche a costo zero. Al futuro sindaco di Palagonia che cosa chiede lei? Ma io chiedo che il paese deve portare avanti e deve stare tranquillo per tutti i cittadini, che tutte le volte si fanno un casino, che uno paga e poi all'ultimo ci arriva un'altra bolletta da pagare. Non è giusto che se uno è povero, perché hanno lovato all'assistenza sociale? Ci sono povere gente che stanno morendo di fame. E loro adesso vengono in elezione, siamo tutti amici. Dopo l'elezione non siamo nessuno. Tu mi vieni da me a casa mia 3 botte di spazzatura, perché devo pagare 3 botte di spazzatura? Io il reddito non ce l'ho e non pago niente, io posso pagare una. Lei sa che ci sono tanti debiti al comune di Palagonia, si parla di 17 milioni di debiti. Sì, e si devono pagare, eh. Ma è da sempre, non è che da adesso ci sono i debiti, da tanto tempo. Non è che li ha fatti l'ultimo, è da anni che ci sono questi debiti, perciò si devono pagare. Secondo te qual è la ricetta per in qualche modo tentare di sanare il debito che ha il comune? Ma tutti i cittadini possibilmente dovrebbero pagare tassi e tributi, tranne quelli ovviamente che proprio non possono. Quando andrà a votare conterà di più per lei la persona non il partito? No, la persona, questo è sicuro. Già circolano i primi nomi, si è fatta un'idea, sono quelli giusti? Beh, veda, sa, ma quelli che si candidano poi alla fine secondo me sono le persone che non si metteranno mai in lista. Questo sarà da vedere poi quando si presenteranno i veri nomi. Io voterò la persona, questo è sicuro. Comunque, ci sarà una grande scelta. I candidati saranno fra 5 e 6 candidati. Non si rischia di fare molta confusione? Ci sarà molta confusione. Speriamo che le persone riescano a scegliere quello che loro si meritano.